Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di Anime, Giochi e Fumetti. Oggi siamo qua con Magic perché andiamo ad aprire le nuovissime Mystery Booster che sono arrivate oggi. Queste Mystery Booster contengono 1500 carte diverse anche di vecchie edizioni. E visto che io il Magic di vecchie edizioni lo conosco molto, molto poco, c'è Enrico qua che ci dà una mano oggi a cercare di capire che cosa sbustiamo. Allora, abbassiamo la nostra telecamera. Ammezziamo, ci sono delle bariste che ci salutano, le nostre super amiche bariste, che ogni giorno ci regalano il caffè. Non è vero, ce lo fanno pagare perché sono infami. Allora, mettiamo dritto. Queste sono le Mystery Booster e adesso andiamo a aprire due box di questi per un totale di 48 buste. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo. Cominciamo subito con una non comune. Come potete vedere, facciamo così, spieghiamovi un po' come sono fatte queste buste. Allora, voi trovate 1500 carte di tutte serie diverse, la grafica e il simbolo sono delle edizioni in cui la carta è stata stampata. Per differenziare la carta che esce dalla Mystery Booster dalla stessa carta, c'è questo piccolo simboletto qua in fondo. Eccolo qui, il simbolo Planeswalker, e quindi potete riconoscere che questa carta è uscita dalla Mystery Booster, invece se non c'è questo simbolo è uscita dalla serie originale. Quindi per esempio questa comune qua, la si può trovare anche sbustando le bustine di Gilde di Ravnica, che mi pare che sia questo Gilde di Ravnica, vero? Sì, Fedeltà. Fedeltà di Ravnica, però per capire che questa carta è uscita dalle Mystery Booster, c'ha il simboletto qui sotto. Ecco qua, quindi continuiamo. Non comune, anche questa qua è di un'altra serie. Comune, mettiamo che facciamo così, zoomiamo un po'. Comune. Non comune, mitica. Questa in casa, vedete, questa commander. Qua è una mistica di... No, questa qua è di M25. M25, ma era anche una gioia di un commander. Questa qua è di un commander ristampata in M25 e l'hanno ristampata di nuovo nelle Mystery Booster. Mentre qua troviamo un cane di Kamigawa, il leone di Kamigawa. Zamaru, io ho iniziato a giocare con questa serie qui, quindi tutto quello che c'è prima io conosco molto molto poco. E abbiamo già aperto un po' di buste prima. Si può trovare casualmente il numero di comuni, rare e mitiche da quello che abbiamo visto, perché ad esempio qui abbiamo trovato ben 4 non comuni, qua abbiamo trovato una foil, che questa qua si dovrebbe trovare in ogni busta, una carta foil, e una mitica. Cerchiamo di capire un po' i drop di queste buste mano a mano che apriamo. Vedete, qui infatti cominciamo già con una non comune, poi c'è una comune, comune, non comune, uno ziggurat. Abbiamo trovato un'altra mitica, una Nissa, e un'altra foil. Ecco qui. Poi una cosa divertente in queste buste è che l'immagine della carta che voi trovate è con la grafica di quel tempo, quindi se noi troviamo una carta vecchia, sarà con la grafica dell'espansione con cui è uscita. Qua troviamo un patto. Buono. Sì, qua valgono 0, però tipo tutti li vogliono, tutti li cercano, quindi è comunque una buona carta. Anche questa è una non comune. Comune. Esper Charm. La Mishra Bubble. Una buona ristampa questa. Mishra Bubble che attualmente si girava attorno ai 10 euro circa più o meno. Ottimo. Non comune, una rara e una mitica foil. Figo. Mettiamo qua. Teniamo il nostro opening. Vediamo qua, così possono trovare. Ovviamente troveremo tantissime carte diverse perché la serie ha 1500 carte, quindi
Ce ne sono parecchie, parecchie, parecchie. Una rara, una mitica, tre mitiche su tre, abbiamo un drop rate fortissimo. Se continuiamo così, buono. Abbiamo trovato questo. Da solo sta sulla decina di euro. Foil, non ho più paio di idea. Foil, quindi non sappiamo. Andremo a vedere sui vari siti. Quindi sappiamo che normale stava a 10 euro. Perché sta a 10 euro? Dove si gioca questo? Penso tipo che sia tutta questa cosa da Commander, visto che è stata una leggendaria. Quindi sì, è quindi molto utilizzato in Commander. Ed essendo stato solo in Kamigawa, ho avuto altre distanze prima di questa, era abbastanza ricercata, ce n'erano poche in giro. Quindi il nostro super esperto di Magic ci dice che questa è la prima ristampa di Minamo e per differenziare la ristampa c'è sempre il simboletto qua sotto. E la mettiamo qui. Beh dai, adesso non ci sarà niente nel resto del box perché siamo sfigati, ma non importa. Comune, rara. Sì, non comune, non comune, un ornitottero, un granchio, che cercavi, dannazione, che li ho comprati io 2 settimane fa per Legacy, vabbè, pazienza, la rara e un'altra foil di Kamigawa, che la mettiamo qui. Scusate per l'interruzione che continuiamo a sbustare perché avevamo... Voi non vedete l'interruzione, vedete solo un cambio di tavolo, ma avevamo finito la batteria della macchina, quindi adesso continuiamo a sbustare. Andiamo qui. Andiamo bene, allora. Comune. Vediamo che siamo sfocati. Ok. Comune. Non comune. Comune, vedete, purtroppo, tipo le comuni e non comuni sono messe a casaccio, quindi non è detto, vedete, abbiamo trovato una comune, di nuovo una comune, questa è una non comune, un'altra mitica, siamo a 4 mitiche in questo box, una rara e una non comune foil. Qui mettiamo qua le foil, continuiamo. Comune, non comune. Non comune. Una rara foil. Non common foil. Sì, pardon. E la mettiamo qua, in mezzo alle foil. Tanto noi continuiamo a sbustare e a dividere anche un po' umanamente le robe. Non comune, rara e una non comune foil. Adesso iniziamo ad andare un po' più rapidi. In caso se c'è qualcosa che mi scappa, Enrico mi ferma. Sì. Sì. Solo ring. Solo ring. Anche questo carino come ristampa. Ecco qua. Finalmente. Una, come vi dicevo prima, ristampa di una carta vecchia. In questo caso, come si chiama Masquerade. Questa? Di Masquerade. E come potete vedere, la grafica è quella vecchia, però c'è il simboletto Planeswalker qui sotto. Andiamo sulla rara, che è questa qui, e questa è la foil. Ovviamente ci sono anche carte molto vecchie, dove non c'era la differenziazione ancora tra simboletto nero per indicarla comune, argento, oro e mitico. Quindi potete trovare anche una carta che vale parecchio, però il simboletto è quello di una comune, perché una volta era così. Ecco qua, come abbiamo detto prima, un'altra carta così, con la stampa vecchia, una rara e una foil. Di Conspiracy, mettiamo qua le cose.
Andiamo a sbustare. Mi fai sentire Earth. Una rara, incantesimo, vecchio. Holy's Dust, ristampa che abbiamo visto poco tempo fa in Duel Master, mi pare che era questa, se non mi ricordo il nome della serie. Eternal Master. E boh, un corvo, un stupido corvo common. Andiamo ad aprire. Quella differenziazione c'era già? No, lì no, il Tempest no, tutta ecco. Quella lì non so di che rarità è. Ecco, in questa qua, in questo caso, questa qua è Tempest. Questa potrebbe essere una rara, però il simboletto è nero. Adesso dovremmo andare a cercarci che tipo di rarità era e anche e soprattutto quanto viene, se ha un suo prezzo. Come potete vedere, stiamo sbustando un sacco di carte diverse perché ce ne sono 1500 in tutto. Quindi per catalogarle tutte ci vorrà un bel po'. Un Trun, figo, mitico. E qua abbiamo trovato una rara normale e una rara foil. Adesso andiamo abbastanza velocini. Un'altra mitica, stiamo trovando un secchio e queste qua mi ricordo, queste qua sono diciamo mia carta cuore perché ho iniziato a giocare con queste carte che si giravano in modo molto molto buffo, quindi diciamo che c'è anche una parte nostalgica qua dentro che in cui mi ritrovo. Come simbolo di Unstable. Sì, infatti, stavo notando, abbiamo trovato anche una carta di Unstable. Una ristampa di Unstable. Inaspettata questa, perché noi... Future Sight, poi l'ho messa in Unstable. Quindi, tipo, invece di avere la stampa di Future Sight, è stata ristampata in Unstable. Noi abbiamo letto praticamente quasi zero lo spoiler di questa serie, quindi stiamo piano piano scoprendo con voi che cosa esce. Ah, già un'avventura, questa qua è uscita praticamente due serie fa e quindi si trovano anche carte delle ultimissime serie. La Manamorfosi, un'altra mitica. La tecnica di un commander. Sì, perché questo simboletto qua era quello di un commander, mentre il Manamorfosi era buono perché è una comune che però ha avuto il suo prezzo anche abbastanza alto nell'ultimo periodo. Adesso dovrebbe essere scesa qualcosina. Sì, intorno ai 5-6. Una rara e una foil. Come abbiamo visto, si trova sempre una foil all'interno di queste buste. Un altro Mugen foil. Siamo a due. Cazzo, tra tutte le carte che potevamo trovare, troviamo solo questi. Vabbè. Andiamo a sbustare il nostro Mystery Booster. Continuiamo a farci pubblicità intanto. Andiamo qua. Dov'era? Missione di persa. Ah, ok. Questa qua l'avevo saltata. Cabal Therapy, uncommon, abbastanza giocata già anche in Legacy. E un'altra foil di Kamigawa. Questo qua mi sa che è il box delle Kamigawa. Commander. Altra carta da Commander, che probabilmente anche questa suppongo abbia il suo valore, allora. Trovo la decina, che è quella. 10 euro, bene, dai, stiamo rifacendo questo boss. Abbiamo trovato questo qua, è il boss di Kamigawa, quindi stiamo supponendo praticamente tutto Kamigawa foil.
poi io tornavo ancora a Kamigawa Foil. Ancora a Kamigawa Foil, non ci stiamo... Questo qua lo giocavo io, sapete, quando pensavo di essere bravo. Snake? Quando pensavo di essere forte io giocavo quello lì, ma tipo era stato uno dei miei primi mazzi, quindi... Il primo mazzo che ho comprato io, 12 anni fa. Structure Deck Serpenti. Tac, un'altra foil. Avevamo un ordine prima delle carte, adesso è andato tutto a farsi benedire, ma non importa. Andiamo veloci. Gravecrawler. Ancora una foil di Kamigawa. Un'altra foil di Kamigawa, bene. Bidollo, leggenda rattide di H, anche questo. Penultima busta di... questo box. Niente foil di Kamigawa. Quella aveva un enorme valore una volta. Adesso quanto sta? Niente. Qualcosina in meno credo che la ristampa. Ok, beh. Andremo a vedere se manterrà il suo valore oppure se scenderà di poco. Che simboletto è questo? Urco. Simboletto strano, questo qua non l'ho mai visto. È di qualche tipo, penso, mazzo speciale, tipo qualche anniversario. Chi lo sa? Non mi ricordo. Chi lo sa, non avevo mai visto quel simboletto lì. Mitica è un'altra foil. Mitica foil. Primo box andato, ve lo faccio vedere vuoto. Bravo, così, guardate, primo box andato. Andiamo col secondo. Andiamo col secondo. Ecco, lo apriamo. Bello, bello, bene, bene. Ecco qui. E continuiamo a sbustare le nostre buste. Spostiamo un po' una pila di carte, così cominciamo con quella nuova. Questo box amico lo vogliamo adesso? Sì, adesso ci vorrà il box di Manavolt Foil. Speriamo. Vediamo se... Ho trovato un Lotus Petal che il nostro Enrico li sta cercando foil. Sono quindi, solo Expedition o From the Vault. E quindi non so se c'è l'Otto Spatter Foil, ma ci proviamo. Un'altra mitica foil. Buono quello, giocato con qualche combo da Legacy inside. Oui. Quindi una carta utile. E come sempre la foil e la mitica. Continuiamo a sbustare. Mirrodin foil. Colagant, che lo gioco in Jund da Modern, io se ne giocano 2/3 in questo momento, è figo, buono. E un'altra foil. Continuiamo a sbustare. Un altro Trun, l'abbiamo già trovato. Che i Trun sono buoni. Pregiare.
quando vede una carta dredge Enrico si gasa perché è il suo mazzo. Oh, là, eccola. Mana Crypt. E diciamo che siamo molto molto contenti di aver sbustato questa tra 1500 carte. Adesso questa carta non so quanto si aggira, per l'ultima volta che l'ho visto intorno a centinaio di euro, quindi siamo veramente veramente contenti di averla sbustata finalmente. Cioè finalmente, abbiamo appena iniziato, ma però c'è sempre un però: se la sbustavamo foil era meglio. Non ci si accontenta mai, ricordatevi. Bella bella bella, sono veramente veramente contento. La facciamo vedere ancora un po', giusto per farvi rosicare un po'. Bello. Continuiamo la nostra sbustata, vediamo se questo box ci regala altre cose. Comunque sono stati due box, due bei box secondo me questi. Non ci credo. Due, eh? Due signori. Signori. Boss del signore. Boss del signore. Vedete, se venivate a comprarli oggi, uno di questi boss poteva essere questi, ma invece. Che sculo, ragazzi. Io quando lui ha detto, io pensavo che vedesse no, questo, ho detto, che cazzo è questo? Invece no, abbiamo trovato. Ho visto il simbolino mitico. Molto, molto. Eccoli qua. Beh, dai. Ci sta andando bene. Però come abbiamo detto prima non è foil, quindi andiamo alla ricerca di quello foil ormai. Sputiamo a settino? Sputiamo a settino, giusto, ci sta. Ma che bello! Gratto. No, cos'è? È un orso. Sì, sì, no. Lightning Storm. Andiamo a sbustare. Anche ristampe, come potete vedere, di Modern Horizon, che era appena uscita da poco, quindi. E come gli mancavano gusto? Oh, che fuori! Un altro Colagant, un altro. Buono. Questo qua buono, questo qua l'abbiamo venduto l'altro giorno, viene circa una ventina di euro. Qui il Colagant ne abbiamo già sbustato prima, anche questo qua si aggira tra gli 8 e i 10, mi pare, se non ricordo male. È un'altra rara foil. Un ottimo box questo, perché stiamo trovando tantissime rare foil. Sto mettendo a caso. Marco è una cripta, sì, mi mancava questo, non arrivavo a trovarla da nessuna parte. Ok, beh, bene, bene, dai, stiamo continuando, sbustiamo, tiriamo a sbustare. E questo era, questo pacchetto brutto, però non è un token di Oko. Non è un token di Oko, ma già quella volta vi stavano dicendo guardate tra anni, faremo un place walker fortissimo. Gideon mitico. Un altro Gideon mitico. Grazie, non è quello che lo sapevo. Avevo giocato, l'ho comprato. Comunque potete vedere che questo, il drop rate di queste buste sono proprio totalmente casuali, quindi potreste trovare addirittura in un box vecchio abbiamo trovato due mitiche, qui abbiamo trovato per esempio due rare, quindi è tutto un po' casuale. Però sempre solo ed esclusivamente una foil a box. Sì, a busta. Bellino. Anche qua due rare e una rara foil. Un
un druido. Stai spegnendo, signor Alex? Ho già brillato prima abbastanza. Allora, continuiamo a vedere cosa troviamo. Cosa troviamo. Adesso vediamo. Ci mancano le ultime 5 buste. Vediamo cosa troviamo in queste ultime 5 buste. Mitica. Atreo. Qui spostiamo un po' di carte. Che escono fino a caso? Non le abbiamo contate, ma penso che ne escano 5-6 a box, forse di più, forse di meno. Sinceramente non le abbiamo contate le mitiche. Vedremo alla fine quando faremo il conteggio. Sì, penso che sia abbastanza. Le incomuni sono completamente a caso, come avete potuto vedere. Qua c'è un'altra mitica e una foil. Siamo sicuri che c'è sempre una foil a box, una foil a busta. Ancora un mana crypt, non sarebbe male trovarlo nel box. Ti sei guffato qua, eh? Ora stiamo cercando foil. Ma che sei? Andiamo subito in fondo. Purphoros. E wish foil. Ultima busta. Vediamo se brilliamo. Adesso troviamo tutte mana vault foil in questa busta. Certo. No, abbiamo fallito, ma vediamo cosa troviamo in quest'ultima busta. Un altro. Due mitiche, ecco, vedete, come dicevamo prima, possono uscire anche. Il drop è a caso, quindi l'ultima busta abbiamo trovato mitiche. Bene, signori, questo qua era le mystery booster di Magic. Probabilmente non avremmo sbustato tutte le carte della serie, però abbiamo sbustato queste che siamo molto molto contenti. Grazie per aver seguito questo video. Vi ricordo che adesso in negozio metteremo a posto tutto l'album, quindi potrete trovare tutta la serie nell'album, e ovviamente abbiamo decine e decine e decine di box e di buste da vendere. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, sono Alex, grazie per aver seguito questo video. Adesso qua a fianco puoi vedere tipo tutti i nostri link, quindi ci puoi mettere like alla pagina YouTube, puoi vedere gli ultimi nostri video, e poi ti ricordo che siamo anche su Facebook e su Instagram, quindi metti like, seguici, puoi anche mettere una recensione su Google, perché siamo presenti anche su Google, e basta, noi continueremo a caricare video ogni volta che escono delle cose nuove. E questo qua dietro è il nostro negozio fisico, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco, quindi se passi ti aspettiamo, ciao!